Gesù è vivo e in mezzo a noi. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Oggi la parola di Dio ha la capacità di trasformare la nostra vita. Ecco perché vogliamo ascoltare insieme il Vangelo del giorno, Luca 17:20-25. In quel tempo i farisei domandarono a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà: eccolo qui, oppure eccolo là. Perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli: verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: eccolo là, oppure eccolo qui. Non andateci, non seguiteli, perché è come la folgore, guizzando, brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Amen. Cari amici, oggi i farisei pongono una domanda a Gesù: quando verrà il regno di Dio? È una domanda escatologica, cioè riguarda, come dice il termine greco eschatos, il fine ultimo, quindi il termine di questa vita, della storia del mondo. Quando verrà il regno di Dio? E noi sappiamo anche che c'erano delle controversie tra gli ebrei, tra i giudei, anche da una setta all'altra, in queste cerchie tra farisei e sadducei, riguardanti la vita ultraterrena e la fine del mondo. Gesù risponde dicendo: sappiate che il regno di Dio non viene attirando l'attenzione. Quando uno può dire: eccolo qui, eccolo là. Ma Gesù dice: ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. L'espressione di Gesù è meravigliosa, è fantastica. Spiazza coloro che lo ascoltano, spiazza i farisei, spiazza i discepoli. Anche oggi spiazza noi, perché dopo 2000 anni dalla sua venuta, ancora continuiamo a dire e a vivere con questa domanda: quando verrà il regno di Dio? 2000 anni fa Gesù ha risposto dicendo: ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Quanto è importante sapere che già è venuto il regno di Dio, che è già in mezzo a noi, perché è Gesù stesso il regno di Dio. Ma i farisei sono stati ciechi, hanno avuto di fronte a loro il Messia, il Figlio di Dio, il regno di Dio che si è fatto carne, è venuto ad aprirci gli occhi, a salvarci, a redimerci. È morto sulla croce, ma dopo 3 giorni nel sepolcro è risorto e vive, è vivo e in mezzo a noi. Questa è la buona notizia, cari amici. Gesù è vivo. Gesù è già in mezzo a noi. Il problema sta in un mondo, in una mentalità, in una generazione che dice: ma quando verrà il regno di Dio? Quando si farà vedere questo Dio? Ecco che Gesù dice: attenzione, perché non viene in modo da attirare l'attenzione questo regno. Dio è in mezzo a noi. Il problema non è se si fa vedere oppure no. Il problema è mio, è nostro, se noi apriamo i nostri occhi per vederlo. Perché molto spesso li chiudiamo per pigrizia, per malavoglia, per tante situazioni che lasciamo entrare nella nostra vita, che ci opprimano, che ci scoraggino e che ci facciano disperare.
e noi le vogliamo, le accogliamo alcune situazioni, ma Gesù dice: apri i tuoi occhi, io ci sono, io non ti ho abbandonato, io non ti ho lasciato solo, io sono già venuto per aiutarti, sul legno della croce già ho dato la mia vita per te, ma quando tu mi invocherai, io ti risponderò. Così dice la parola. Quanto è importante, quindi oggi, cari amici, prendere questa coscienza. Dio è vivo. Gesù è al nostro fianco. Gesù è la nostra forza. Gesù è già in mezzo a noi. E se a volte appare una presenza nascosta, ma è reale, è concreta. E Dio rispetta anche la nostra cecità, anche le nostre domande assurde. Dove sei? Perché non ti fai vedere? Lui è vicino a noi. E quando alziamo la nostra voce, il nostro grido, Lui viene, carissimi amici. È proprio come il nuovo canto che abbiamo presentato in questo periodo. Vengo a te, Signore, io ti invoco. Spero nel tuo amore. Questo videoclip che abbiamo appena pubblicato, dove c'è questa persona che grida a Dio, che di fronte a un mondo caotico che ti dice Dio è morto, Dio non risponde e se Dio c'è Dio è cattivo e non hai bisogno di Lui, dal cuore dell'uomo scaturisce un grido di speranza. Oggi voglio credere. Un grido di aiuto, un grido che riceve una risposta. Addirittura la risposta è stata data ancora prima del tuo grido. Gesù 2000 anni fa ti ha risposto. Ecco perché il ritornello dice: oggi voglio credere in te, oggi voglio vivere con te che sei al mio fianco e con te non temerò, perché tu sarai con me sempre. La lettera ai Romani dice: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Dio è al tuo fianco, caro fratello, cara sorella. Dio è con te. E tutto è possibile per chi crede. Ecco le parole di questo bellissimo canto, che è un canto di preghiera, e vi invitiamo a fare, a pregare. Oggi il Salmo 145 dice: il Signore rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, libera i prigionieri, ridona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto, ama il giusto, protegge i forestieri, sostiene l'orfano e la vedova e sconvolge le vie dei malvagi. Gridiamo a Dio, fratelli e sorelle, gridiamo a Lui, da Lui viene la mia salvezza, la mia gioia, la mia speranza. Quindi coraggio, Dio è vicino a te. Allora chiudi i tuoi occhi e apri il tuo cuore in questo momento. Signore Gesù, io ti voglio benedire e ringraziare perché tra mille difficoltà che sto vivendo in questo tempo, voglio credere che tu sei al mio fianco, che tu sei vicino a me. Voglio credere che tu non mi hai mai abbandonato. Voglio credere che sei la mia forza e che nulla è impossibile a te, perché tu sei Dio e perché intervieni nelle mie tenebre. Porta una nuova luce, porta una nuova vita, porta una nuova speranza nel mio cuore, nella mia casa, nella mia famiglia. Tu sei il Dio che guarisce, il Dio che libera, il Dio che rialza chi è caduto. Io ti chiedo, ridona la vista a me che sono cieco e che spesso non so vedere la tua presenza viva nella mia vita. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, lo slogan di oggi è una proclamazione da vivere e da annunciare agli altri. Gesù è vivo ed è in mezzo a noi. Amen. Dillo ai tuoi amici, ai tuoi familiari, ai tuoi colleghi di lavoro. Ti prenderanno in giro, ti prenderanno per matto, ma la gioia che è in te e che solo Dio ti ha dato, nessuno te la potrà mai togliere. Amen. E quindi vi invitiamo di nuovo, cantate insieme a noi. Oggi voglio credere, oggi voglio vivere insieme a te, Signore.
perché tu non mi abbandoni mai. Con te non temerò. Grazie carissimi per avermi accolto. Un caro saluto da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Ascolto.